Ma tu puliva pizza, a pizza, a pizza, capo marola in coppa, capo marola in coppa, e ridi. Basta! Ciao a tutti! E benvenuti nella nostra pazza cucina virtuale! Sì, sì, scusatela, amici state? Napoletani, comunque amici della pizza, scusatela perché ciao. È pazza e perché fa uso di farine strane. Sì, sì. Bene, bene, benvenuti allora... qui oggi, quindi di che cosa parliamo? Di arrosto? No, di pizza, di brava. Pizza e di pizza Napoli, binomio inscindibile. Calmati, 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 allora, che sembra una puntata di 120 là, come si chiama? Dice cose a caso. No, di cosa? Come si chiama? Di chi? Di un posto al sole. C'entra, vabbè. Adesso ragazzi, ora, pizza e Napoli sono un binomio inscindibile. E sicuramente io la migliore pizza fatta in casa l'ho mangiata fatta dalle rudi mani di un napoletano. Sì, sì, non si era lavato le mani il nostro amico Antonio e quindi non c'era quel sapore in più. Non è vero, Antonio! Ciao da ciao, Napoli. Antonio. E allora Antonio ci ha fatto una sera Antonio la che non è quello là del mulino bianco. No, e neanche quello della sigla di Arte per te, è un altro Antonio. È un altro tutti Antonio. I nostri amici quanti si chiamano Antonio abbiamo? Noi abbiamo molti amici Antonio. Allora, ciao a tutti gli amici Antonio, allora. Basta, non divagare. E Antonio, ma quello della sigla basta. Che fine ha fatto? Tornerà presto. Tornerà allora, presto qui su Due Cuori una Coppa. Allora, il nostro amico Antonio ci ha fatto sia la pizza margherita classica che poi ci ha fatto anche un arrotolato pazzesco. Vero. Mentre io degustavo queste cose ingozzandomi a quattro ganasce dicevo oh, questa pasta è diversa dalla nostra e cercavo di capire anche cosa rispondesse lui, ma i suoni erano soffocati dal rumoreggiare delle mie mandibole che affannosamente masticavano. Che figura orrenda, che scena bellissima. Allora, sì, sì, bene. Ma lui mentre mentre mangiavamo diceva perché la pizza a Napoli non si fa solo con l'acqua e l'olio, ci disse. Parla così Antonio. Complimenti per l'imitazione. Noi ci mettiamo due ingredienti segreti. Mi faccio sì, e quali sono questi ingredienti? Le mani, che no. non sa cosa no. abbiamo. No. Dice il latte e la patata. E qui lui la è saltato. Patata. È saltato, no? E allora ha detto: ah, il latte e la patata. Però poi non mi ha dato mai la ricetta. Ora, sapete che ho la macchina del pane e sapete che amo sperimentare. E allora nel pane in pasta classico ho inserito il latte e la patata, diciamo così, passatemela per buona, spostiamoci di là e andiamo a vedere questo pane in pasta simil Napoli come si fa. Non è il pane in pasta napoletano, è il pane in pasta ombrettiano che è troppo buono. Non sarà di Napoli, ma è buono. Va bene, basta, andiamo di là. Ma è buono assai lo stesso. E scusatemi, amici napoletani, se faccio il finto accento, ma io vi adoro. Napoli è stata per me una sorpresa talmente grande che ci ho lasciato il cuore. Quindi non è una presa e in quindi, giro, ma quindi, è un'esaltazione. Brava, del brava. Essere. E quindi lo diciamo dopo. Beh. Ed eccoci pronti per gli ingredienti del nostro pane in pasta alla napoletana tra enormi virgolette. Sì, sì, sì. Alla napoletana perché un mio amico napoletano che salutiamo. Ciao, ciao Antonio! Ciao. Allora, un mio amico napoletano. Ma qualche cosa, la spogliatella. Con cui ci vedremo prestissimo. Una volta invitandoci a cena a casa ci ha fatto una pizza buonissima, naturalmente con le sue manine napoletane non poteva uscire che una pizza buonissima. Ci ha fatto anche l'arrotolato che era fantastico, non te lo ricordo? No, io sì, mi è rimasto impresso. E ci ha detto che la pasta, che il pane in pasta napoletano è buono perché c'ha due ingredienti segreti: le patate e il latte.
niente. Però non mi ha mai svelato le quantità, non perché non volesse, ma perché non c'è stato mai modo più di parlarne. E allora io, memore di quella goduria di pizza che ci ha fatto, e memore del fatto che ho sempre voluto provare a fare questa cosa, ho sperimentato e mi è venuta fuori una cosa buonissima, che seppur non è quel pane in pasta, non lo so, è comunque un pane in pasta veramente, veramente buono. E allora cominciamo subito con gli ingredienti in ordine di riempimento del cestello del pane, se la fate con la macchina del pane ovviamente. Se invece la fate a mano, mettete gli ingredienti sempre in quest'ordine e poi cominciate a rovistare e a rimestare finché non vi viene fuori la pallottola. Allora, c'è bisogno 330 ml di acqua, io la uso minerale naturale, 150 ml di latte, 3 cucchiai di olio, perché c'è un topolo di colore blu? Per fare pubblicità. Ah, ecco, non perché stavamo dipingendo le librerie passando, ecco. No. Allora, va bene, comunque lo stesso blu della ci sta benissimo. Quindi 3 cucchiai di olio, per intenderci, per cucchiaio intendo questo. 2 cucchiaini di sale, 400 g di farina 00, 125 g di farina di grano duro e 75 g di patate liofilizzate, pure in busta per intenderci. Zucchero 2 cucchiai e mezzo e una bustina di lievito istantaneo, di lievito di birra istantaneo. Ragazzi, cominciamo subito, andiamo con le nostre certezze. I 330 ml di acqua, i 150 ml di latte. Ok, ora tocca all'olio. 3 cucchiaioni. Vediamo quanti grammi vengono, eh? Va bene, 35 grammi di olio, 2 cucchiaini di sale. E qui non lesinate, perché sennò il pane in pasta vi viene sciapo. 15 grammi di sale. Allora, è il momento della farina. Cominciamo con i 400 g di farina raffinata. Bene, adesso 125 di farina di grano. Oh, bilancia! 125 di farina di grano duro. Ora tocca al purè di patate, una bustina da 75 g. È il momento dei 2 cucchiai e mezzo di zucchero, 50 g. E adesso i 7 grammi di lievito di birra. Questo della Lidl è ottimo. Allora, adesso chi impasta a mano comincia ad impastare a mano, ovviamente. Se il composto è troppo secco, aggiungete a 10 ml alla volta un pochino d'acqua. Se invece è troppo liquido, aggiungete a un cucchiaio alla volta della farina e sistemate l'impasto. Questo perché ve lo dico? Perché dipende dai purè. Ci sono dei fiocchi di patate che assorbono di più, dei fiocchi di patate che assorbono di meno. Quindi a seconda di che purè state usando, io ho usato il Fanny per intenderci, ma a seconda di che purè state usando, l'impasto viene diverso. Nella mia macchina del pane, che è una vecchia Moulinex, vado su menu e seleziono impasto semplice, che nella mia macchina appunto è il numero 8, e avvio. In questa fase sto dinanzi alla mia macchina, perché se è vero che l'impasto è troppo secco, è adesso che devo aggiungere dei liquidi. Non appena comincia a variare l'intensità di massaggio, così di mescolamento, io stoppo la macchina, sono a 1 minuto e 28, quindi ho già lavorato per 2 minuti, io stoppo totalmente la macchina. 9:28. E la riavvio ex novo, quindi la riavvio di nuovo da 1:30, in modo che lei ricominci lentamente a riamalgamare gli ingredienti. Perché? Perché il grado di assimilazione dell'acqua della patata, come vedete, nelle zone più gialle, è diverso da quello della farina. La farina la prende subito, la patata ha bisogno di un po' più di tempo, quindi io regalo questi 4 minuti in più rispetto alla lavorazione in cui l'impasto può amalgamarsi. È in questo frangente che vi rendete conto se l'impasto è troppo secco o troppo liquido, ed è adesso, quando
stoppate che dovete aggiungere l'ingrediente che manca, quindi o la farina o l'acqua. Nel mio caso non manca nessun ingrediente, vedete il panetto è abbastanza sodo, è molto umido, potrei aggiungere un pochino di farina, però siccome ancora la patata, un pochino intendo un cucchiaio al massimo, ma siccome ancora la patata deve bere acqua e latte, la lascio lavorare. Quindi ogni volta che voi aggiustate di qualcosa il vostro panetto, ristoppate da zero la macchina del pane e riavviatela. E poi quando il panetto sarà della giusta consistenza, solo allora avviate la macchina a lavorazione definitiva, quindi dando il tempo giusto di lavorazione. Vado! Vedete? I grumetti di patata ha proprio bisogno ancora di essere lavorata in maniera così tenace. Bene, il mio lavoro di immissione è finito qui, quindi adesso io faccio andare la macchina per un'ora e mezza, lei impasterà, poi per un'oretta la farà lievitare e quindi ci vediamo noi invece tra 3 orette, perché io dopo la lascio ancora crescere, per farvi vedere come è venuto proprio in maniera definitiva il panetto di pane, il panetto di pane in pasta. Lievitazione finita, vediamo se è lievitato il panetto. E beh, direi proprio che ci siamo. Morbido, tutto alveolizzato. Ora ci vuole un po' di cura, perché questo panetto, come vedete, risulta un po' appiccicoso. È proprio lui che è così, ma questo lo fa mantenere anche molto elastico e molto semplice da stendere. E allora, prima di scaravoltarlo sul piano da lavoro, ora naturalmente si sgonfierà, non è che rimarrà farina anche sulle vostre mani. Da prima farina e poi olio e tiriamo giù. E voilà, guardate che alveolizzazione pazzesca. Adesso un pochino di farina, voilà, per lavorarla e il gioco è fatto. Guardate che bella, si allarga facilissimamente, ha pochissimo ritorno, però è molto elastica ed è stra buona. Io con questa stasera ci, guardate che morbida, è soffice, guardate, morbida. Sì, è proprio bellissima, una pasta stupenda. E adesso con questa ci farò la pizza o delle treccine o dei paninetti morbidi, adesso decido. Comunque è inutile che vi faccia vedere come fare la pizza o come farcire dei paninetti con della Nutella, insomma lo sapete fare anche voi, però vi farò vedere il risultato finale in foto per farvi vedere anche la resa del pane in pasta. Guardate che bel panetto, provatelo e ditemi cosa ne pensate di questo pane in pasta. Bene, adesso siccome è sabato sera noi andiamo a fare la pizza e voi invece provate questo buonissimo pane in pasta. Spero di esservi stata utile, fatemi sapere che ne pensate se lo provate. Ciao! E guardate come vengono belli i panini, scusate la ripresa volante, eccoli qua, morbidi, non li spremo se no esce la Nutella. Adesso ve ne taglio uno e ve lo faccio vedere. Wow, guardate che buono, gnammi gnammi. Ora dico, un pane Nutella così non è spettacolare? Piuttosto che andarli a comprare al panificio, e vi assicuro una morbidezza, una bontà indescrivibile. Provateli! Io se mi sentite con l'acqua lì, perché ne abbiamo assaggiato un pezzetto. Allora, questo è una delle due cose che ho fatto con il pane in pasta che vi ho appena fatto vedere. In forno ci sono anche le pizze. A dopo! Ed ecco la signora pizza Margherita, rigorosamente Margherita. Vi faccio vedere una cosa. Quella di Gabriele, bella alta, ve la faccio vedere da più lontano. Quella di Ombretta, molto molto sottile. Perché vi faccio vedere questo? Per farvi vedere che la pasta si stende quanto voi la volete e la pizza viene morbida. Bene ragazzi, con questa inquadratura succulenta non mi rimane che dirvi la mia alle olive verdi. Non mi rimane che dirvi buon appetito e felice sabato sera con questo pane in pasta fantastico.
Ciao, a dopo. Bene amici, quindi perdonateci amici napoletani, amici della Campania. La pizza sì è napoletana, la pizza è campana. E lasciamo perdere tutte le altre cose. Ma noi dobbiamo pur vivere qua giù. E allora quindi... ci diamo da fare come brava. E quindi se anche voi avete una mente malata, una macchina del pane, potrete anche voi inventare il vostro impasto. Comunque seguite questa ricetta perché l'impasto buono, è veramente buono. Buonissimo. Ci ho fatto. Lo dobbiamo sia fare provare pizza, ad Antonio, va bene? Ho fatto sia la pizza che dei panini farciti, sia vero? La Nutella che all'uvetta. Ragazzi, dei panini spettacolari, morbidi, bravo, soffici, un po' dolcini. Non è la pizza solo salata, è buonissimo. È buona. Provatela e poi mi direte. Se non avete la macchina del pane, mettete gli ingredienti e andate. Sì, oppure chiedete alla vostra nonna che sicuramente impasta meglio della macchina del pane. Noi ringraziamo la macchina del pane, ringraziamo Ombretta che comunque sperimenta queste cose. Quindi la pizza il sabato sera a casa è veramente un appuntamento col punto interrogativo. In che senso? No, è veramente un appuntamento da non mancare. No, quale punto interrogativo? No, bene, no, la quindi pizza esce sempre. Bravissima. Se anche a voi è piaciuta questa ricetta, condividete il video, mi raccomando, mettete tantissimi pollici in su. Impastateci un pollice in su. Bravissima. E mi raccomando, brava. Ci vediamo sempre. No, e soprattutto mi raccomando, non mancate la prossima ricetta. Faremo la prova alla fumicata con la piastra a induzione. Non è vero. Giusto? Bene, sì, faremo questa. Non provo la fumicata con la piastra induzione. Quindi vero. Mi raccomando, preparate tutto l'occorrente. Non è vero. Noi vogliamo salutare i nostri amici della Campania, i nostri amici dell'Italia. Viva l'Italia! E noi ci vediamo sempre qui. E viva la pizza! Ci vediamo sempre qui, sulle vostre tavole. Ciao!